All'indomani di un centrosinistra che ha presentato il suo piano di elezioni primarie e ad una settimana dalla candidatura di Marchegiani con i progressisti, la città di Fano ha ufficializzato oggi il suo secondo candidato a sindaco. La coalizione di centrodestra si compatta infatti attorno al nome di Luca Serfilippi, attuale consigliere regionale della Lega, che oggi al Botanica ha presentato le sue linee d'azione. Oggi parte un percorso di ascolto, oltre alla mia presentazione, da qui a un mese ascolteremo tutte le categorie, tutte le associazioni della nostra città, ascolteremo i quartieri che purtroppo sono stati per troppo tempo dimenticati. Credo che la cosa più importante oggi sia l'unità del centrodestra. Il centrodestra quando è unito vince, la coalizione l'abbiamo voluta chiamare Perfano è rappresentata in questo momento da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, UDC e Civici Marche, ma sono sicuro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, altre forze civiche si aggiungeranno alla coalizione Perfano. Perfano è anche il motivo che mi ha spinto a candidarmi, è sicuramente un grande onore, ma è anche una grande responsabilità. Non mi piace parlare male degli altri, quindi io l'impostazione che voglio dare per questa campagna elettorale è di parlare ai fanesi e dirgli quello che vogliamo fare per la nostra città. Oggi abbiamo lanciato 5 temi, la sicurezza, quindi noi vogliamo una Fano più sicura, più inclusiva, più vivibile, più bella e più inclusiva. È chiaro che le cose da fare saranno tante, però prima di presentare il programma elettorale, nonostante noi conosciamo e anche io conosco bene la nostra città, noi vogliamo ascoltare il pensiero dei fanesi. Fanesi che purtroppo a nostro avviso sono stati dimenticati e poco ascoltati. Vediamo i lavori che sono stati fatti non condivisi con nessuno. Ecco, l'altro tema importante è la condivisione e la partecipazione dei cittadini. Ci tengo a dire che io sono abituato quando mi impegno in una cosa a dare il 110%, quindi l'obiettivo mio e di tutta la coalizione di centrodestra unita è quella di vincere le elezioni e governare dal 10 di giugno. I rapporti con Forza Italia sono ottimi, con De Leo io quando lo incontrai dissi che io ero disponibile a supportare tutti i candidati che il centrodestra avesse scelto. È chiaro che il centrodestra ha scelto il mio nome, che era quello che univa di più tutta la coalizione, sul quale hanno sempre puntato. No, io non sono il candidato di un partito rispetto ad un altro, ma io sono il candidato di tutta la coalizione di centrodestra. Il centrodestra quando è unito vince, io credo che allargheremo, già oggi ci sono i Civici Marche, ma allargheremo a tante forme di civismo perché i fanesi ci chiedono un cambio di passo e la priorità mia e della nostra amministrazione sarà cambiare passo su tutti i fronti. Il nome di Serfilippi circolava da settimane, ma è diventata una candidatura dopo consultazione approfondita del centrodestra, caldeggiata anche dal governatore Acquaroli. Però è stato di fatto un percorso lineare, dicevo, sereno e tranquillo, che porta oggi ad una candidatura unitaria in un clima costruttivo e in un gioco di squadra. Per me era importante l'unità della coalizione. Non volevo essere il candidato di un partito rispetto ad un altro, ma di tutta la coalizione. Oggi ci sono tutte le condizioni per vincere. Dico solamente una cosa, per chi fa politica, per passione, ma anche con grinta, entusiasmo, fare il sindaco penso che sia la cosa più bella, anche difficile, perché non bisogna nascondersi, però è la cosa più bella che ti possa capitare nella propria vita e io sono pronto per farlo.